vediamo ora come connetterci con l'interfaccia seriale. Bisogna avere a disposizione un classico convertitore da porta USB a porta seriale, come si usa per altri device, per altri vendor che utilizzano interfacce seriali. Quindi l'interfaccia ha da una parte il connettore da USB, dall'altra parte la 9 poli pin classica dell'RS232. Bisogna congiungerla con il cavo fornito assieme allo storage, che ha quindi un connettore compatibile da 9 pin. Dall'altra parte del cavo dello storage bisogna utilizzare l'interfaccia RJ45, specifica questa qua, vicino allo slot di espansione, che è evidenziata da due cerchietti e tre barrette. Ora le operazioni da fare sul PC. Utilizziamo come emulatore terminale il Putty, che è un software freeware, e questo ci permette di utilizzare il cavo seriale che abbiamo appena installato. Apriamo il Putty e gli comunichiamo la configurazione. Allora, la comunicazione è seriale, per cui sul mio PC nel particolare risulta connesso alla COM4. La velocità è fondamentale, 115 e 200. Fondamentale è anche indicare di non usare Xonins off, ma utilizzare None come controllo di flusso. Torniamo su sessione, indichiamo seriale, questi sono i parametri che abbiamo indicato poco fa, e apriamo la connessione. È normale che non vediamo niente al primo impatto. Facciamo due volte invio e ci chiede il login. Entriamo come admin, mettiamo la password standard admin@storage. Ci dà il benvenuto mostrando i dettagli fondamentali del nostro controller, serial number, modello, date e ora. L'operazione che dobbiamo fare è cambiare l'IP del controller dello storage, anzi di entrambi i controller. Il comando che ci permette di fare questo, l'operazione è change control IP. Però è meglio se vediamo l'help che ci dà l'esempio della sintassi da utilizzare, per cui facciamo help-c chg control IP. Andiamo avanti, examples, ecco qua. Questo è proprio l'esempio fondamentale da cui partire per fare il nostro comando di controllo. Eccoci qua, per cui digitiamo il comando change control P, meno C, che sta per controller B, vuol dire che cambiamo l'IP del controller B, meno indirizzi P, subnet mask e gateway, che sono i parametri tipici del CTP. Qua ci avverte che se noi siamo connessi tramite IP potremo tagliarci fuori dalla connessione. Noi siamo collegati tramite console, per cui questo problema non risulta assolutamente. Gli diciamo are you sure? Yes. Ok, dice che il comando è successful. A questo punto noi effettuiamo un ping al controller all'indirizzo che abbiamo indicato, cioè 172.29.170.91, e vediamo che ci risponde. Per verificare in ogni caso che la configurazione sia stata accettata, abbiamo il comando show control IP. Lo lanciamo, ecco che il controller A all'indirizzo 90, il controller B all'indirizzo 91. A questo punto il nostro storage risponde a una chiamata sulla porta 80, 172.29.170.91. Chiaramente il certificato è autogenerato ed ecco che ci risponde Ocean Store ISM. Per l'installazione dell'ISM ci vediamo alla prossima puntata.